Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare i marchigiani per la fiducia così ampia che ci hanno raccordato e accordato, e volevo ringraziare di nuovo tutti gli esponenti, tutti i coordinatori, tutti i partiti, tutte le liste che hanno partecipato con me e con il centrodestra a questa campagna elettorale. Un risultato che sfiora il 50%, un risultato che ci vede vincenti su quattro province oltre il 50%, un risultato che praticamente veramente conferisce al centrodestra una responsabilità enorme rispetto alle priorità che noi dobbiamo perseguire per dare quelle risposte che i cittadini marchigiani cercano per se stessi e per il loro futuro. Credo che sia importante subito mettersi al lavoro, e volevo annunciarvi che nel pomeriggio di oggi, nella giornata di domani, scriverò una lettera al Presidente della Repubblica, perché ritengo che quello che è la situazione del sisma, del cratere, quello che si vive nella nostra regione, in quella fetta importante della nostra regione, nel territorio che è praticamente vastissimo, è una priorità che non deve essere solo per la nostra regione, ma deve essere una priorità nazionale. Io innanzitutto non terrò per me l'assessorato alla sanità, perché ritengo che l'assessorato alla sanità presupponga l'impegno, invece in questo senso da noi la sanità, come in tutte le regioni, la sanità e il sociale rappresentano una percentuale importantissima del bilancio della regione. Quindi credo che il Presidente non debba sovrapporre il suo ruolo, che è quello di coordinamento, con quello di tutti gli assessorati, con invece un'elega così importante che merita e richiede sicuramente l'impegno quotidiano nel girare le strutture, nel coordinare, nel sentire, nell'ascoltare, nel ricercare anche, no, le soluzioni a tutte le varie innumerevoli vicende, se pensiamo a tutto quello che è legato alle liste d'attesa, tutto quello che è legato poi in questa fase di pandemia, richiederebbe anche ancora più risorse e energie.